lei? Mi pareva di saperlo, che sarebbe venuto. Allora mi ha chiamato e io lo sentivo. Ma perché siete qui? Devo bustare in qualche posto, mentre aspetto. E che aspetti? Poterlo dire. Per 40 anni ho aspettato qualcosa. Credo che si chiami la felicità. O magari soltanto la fine dell'infelicità. Ma la sento. Quella musica tremenda, la sento. No, non se ne vada, la prego, non se ne vada. Ho paura. Ci siamo incontrati ieri per la prima volta e abbiamo parlato per 4 ore. Lei ha dettato il mio interesse, non mio. Sì, è vero, ma non mi lasci solo. Sono in una città straniera, non ho un amico e quelle poche persone che conosco mi sembrano nemici. Nemici dovunque e dovunque sono. Perché ha lasciato la moglie e i bambini? Poterlo sapere, ma almeno sapessi perché esisto. Perché mi trovo qui? Dove andare? Cosa fare? Non lo crede lei che ci sono dei dannati già in questa vita? No. Guardi me. Come se lei non avesse mai avuto delle gioie. No. E quando le avevo poi risultavano miraggi per indurmi a tirare avanti nella mia miseria. Qual è la sua religione? Posso chiedere? Questa. Che se tutto diventa troppo faticoso, io me ne vado. Dove? Nel nulla. Questo mi dà una sensazione di potenza. Lei gioca con la morte. Come con la vita. Sono un poeta. Non ho mai potuto prendere nulla, veramente sul serio. Neanche i miei stessi dolori. E ci sono momenti in cui non sono certo che la vita sia più reale delle mie poesie. Nuovo! È di nuovo che ha paura. No, ma mi irritano. Mi sanno di stregoneria. Non è la morte, è la solitudine che mi spaventa. Perché nella solitudine si incontra sempre qualcuno. Non so se qualcun altro che incontro o me stesso. Ma nella solitudine non si è mai soli. L'aria si fa più spessa, germoglia. E poi cominciano a prendere forma esseri che non si vedono, ma si sentono. Lei si accorge di questo? Sì. Prima vedevo soltanto oggetti e avvenimenti, forme e colori. Adesso invece io vedo anche pensieri, i significati. La vita, che prima era una grande assurdità, ora ha preso un senso. E una nota di intenzione dove prima non vedevo che i casi.